David Sassoli è morto la notte scorsa. Il presidente del Parlamento europeo era ricoverato al centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, a causa del sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. La notizia del suo ricovero in Italia, in Friuli Venezia Giulia, era stata diffusa ieri all'1:15 della notte. Il suo cuore ha smesso di battere. Lascia la moglie e i figli. Nelle prossime ore sarà resa nota la data e il luogo delle esequie. Prima di dedicarsi alla vita politica, Sassoli era stato un volto storico del telegiornale Rai. Il suo nome era noto al grande pubblico per via della conduzione quotidiana del TG1, del quale è stato anche vice direttore all'epoca della direzione di Gianni Riotta. Nato a Firenze 65 anni fa, sempre vissuto tra Roma e Bruxelles, ha lasciato il giornalismo per la politica nel 2009, candidato come capolista nel neonato Partito Democratico, circoscrizione Italia Centrale, è stato eletto con oltre 400.000 preferenze. Grazie a questo netto successo è diventato il capo della delegazione DEM al Parlamento europeo. Nel 2019 presidente dell'Europarlamento. Il suo incarico sarebbe scaduto a giorni. La prossima settimana la riunione plenaria dell'Europarlamento si riunirà a Strasburgo per eleggere il suo successore.